È un abitante di Vetralla? Sì. Ha avuto il problema dell'acqua? Per Sì. quanto tempo? Diciamo che io abito alla Selvarella e l'acqua alla Selvarella è quasi sempre mancata. Io so 30 anni che ci abito e c'è stato sempre il problema dell'acqua, ma come negli ultimi 2 anni mai. Ossia, dal 2007 a tutta l'estate che è passato siamo stati sempre senza acqua. D'inverno magari un pochino veniva, ma l'estate, iniziando da maggio, rubinetto aprivi secco. E come si vive senza acqua? Oh, malissimo. Non c'è peggior cosa di vivere senza acqua. E come si è attrezzata? Allora, mi alzavo alle 4 della mattina, mettevo in funzione la lavatrice, poi lavavo i piatti della sera. Prendevo delle bacinelle piene d'acqua, conchette, poi con le bottiglie. La doccia, quando andava bene, me la facevo con le bottiglie d'acqua calda, perché la metteva scalda al sole, e se no, metteva a scaldare la bacinella nel gas e poi me la travasavo addosso e me E conosce altre situazioni simili alla sua? Autorizza lavavo. Sì, alla Selvarella ce ne sono tante. la pubblicazione di questo video? Altro che. La ringrazio, signora. Prego.